Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi ragazzi siamo qua tornati con un nuovissimo video sneak peek, il numero 2. Tra l'altro vi faccio subito vedere la skin di Tara, che vabbè vi ho mostrato anche ieri, ma ne approfitto per ricordarvi che 6 di voi potranno avere questa skin gratis. 3 di voi tramite un contest che ho creato su Instagram, potete partecipare tutti, è molto semplice, basta seguire le istruzioni che troverete direttamente su quel post di Instagram, e altre 3 skin ai miei abbonati di Twitch. Quindi mi raccomando, sia per quel post su Instagram che per il mio Twitch trovate tutto giù in descrizione. E quindi oggi cos'è che vedremo? Beh, la state già vedendo in primo piano, la nuovissima modalità invasione robotica. È una modalità 3v3 ed è un mix tra assedio e annientamento. Quindi dovremo killare i robottini che vengono dal cielo, e vedete anche nella mappa su quelle due X, quello è il punto dalla quale i robottini cadranno. Killando il robottino verrà rilasciato il bullone, come quello su assedio. Dovremo raccoglierlo, mantenerlo per qualche secondo e ci verrà dato il punto. Quindi la prima squadra che arriverà a 8 bullone, quindi 8 punti, vincerà la partita. Quindi andiamo subito a provare. Sono, vabbè, contro i bot, ma questo poco importa, tanto devo solo mostrarvi la modalità. Quindi il primo robot è spawnato a destra, o almeno sta per spawnare a destra, eccolo qua. Bisognerebbe prendere subito il bullone, dato che quelli servono per vincere. Quindi ne spawna uno a destra, uno a sinistra. Attenzione allo stu, che potrebbe darci un po' di noia. Ovviamente i robottini sono diversi, tipo questo qua e quello sniper. Se no c'è quello piccolino, quello più grosso. Insomma, ci sono tutti i tipi di robottini. Comunque per ora siamo a 3 punti, non male la questione. Qua potremmo anche... una bella ulti. No, volevo tirare. Mannaggia, volevo ritirarla. Niente. Comunque, il bullone l'abbiamo preso. Siamo a 4. Siamo già a metà. Ovviamente, poi, se dovessimo arrivare alla fine del tempo e nessuna delle due squadre ha 8 bulloni, immagino che vincerà la squadra con più bulloni. O forse ci sarà un match point. Non lo so. No, ma in teoria, vedendo la velocità con la quale vengono spawnati i robottini, secondo me non si arriverà mai alla fine del tempo. Ok, che quali abbiamo presi tutti noi. Però, andando avanti col tempo, mi sa che spawnano anche più velocemente. Per cui, non dovrebbe accadere questo. Intanto, qua cerchiamo di portarci questo robottino nella nostra base. Ovviamente portarsi il robottino nella propria base non è per forza conveniente, anzi non è conveniente, perché poi dovremo fare tutta la strada per ritornare in mezzo, no? Quindi potrebbe essere controproducente. Dipende dal contesto. Sicuramente contro i bot non si capisce appieno questa cosa, quali sono le strategie e tutto. Però secondo me sarà una modalità molto interessante e molto strategica. Ecco perché giocarla qui random. La prossima novità è molto figa, perché ho messo una mappa di football ping pong. Non so se questa mappa ci sarà nella rotazione, ve la mostro subito. E potete capire anche voi che è un po' particolare. Per chi non avesse visto bene il Brawl Talk, quegli ostacoli sono proprio dei rimbalzatori, stile flipper, non so se ci avete mai giocato. Ma andiamo subito in partita, vi faccio vedere direttamente da qua. Questa qua è una mappa troppo estrema, ce ne sono davvero troppi di questi ostacoli. Quindi per me non sarà una mappa che vedremo proprio dentro il gioco. Però se io adesso vado a raccogliere la palla, che sia, vabbè, è grigia, ma non è come prima, insomma. Vedete che andando a sbattere ogni volta su quei cosi farà questi rimbalzi incredibili, come se fosse un flipper. Ecco perché la palla ha quel colore, perché di solito nel flipper è grigia. Più che grigia è proprio fatta di metallo. Sarebbe interessante qua fare un trick tipo dalla nostra parte di campo. E boh, un po' difficile, non so neanche se si può fare. Però su questa mappa forse sì, qualcosa di content potrebbe venire fuori. Tra l'altro abbiamo blu e red, che secondo me cambierà in base poi a chi farà gol, credo. Comunque qua vediamo se sto bot 5 si va giù bene. Proprio per il meme farei di questo, che farà poi peggio rimbalzi incredibile. Attenzione. Oddio. Beh, peccato che lì non era la porta. Per un attimo. Mannaggia i pesciolini. Comunque forse bot 1 farà gol. Esattamente. Vabbè. No raga, qua un bel tricchettino, dobbiamo farlo. Andiamo subito a killarli e let's go. Poi abbiamo la ulti che posso tirare in questo modo. Attenzione. Beh sì, trick non incredibile. L'abbiamo fatto. Ma no, volevo vedere dal registro mischie. Replay non disponibile. Mannaggia. No, vorrei vedere se quel contatore che vi dicevo prima, rosso e blu, cambia in base al gol. Non l'ho notato prima. Così intanto ne approfittiamo per cercare di fare un trick un po' più carino. Ecco, io magari con la ulti potrei andare a rompere quella base del loro spawn, no? Guarda, facciamo così e così per il momento. E a noi già sta bene. Poi per assurdo vorrei provare a fare un rimbalzino. Vediamo se riesce di questo tipo. Tacchete, tacchete. Attenzione che non... No, si è fermata lì. No, adesso ci riproviamo, perché qualcosa di bello deve uscire fuori oggi. No excuses, ragazzi. Mi sono dimenticato di cambiare il gadget. Vabbè, non è un problema. O forse sì. Allora, andiamo a prendere la palla e... Guarda qua, killiamo tutti magari. Becca di sta bottaz. Nudge. Ok. Beh, c'è la palla bot 5. Però non è che me la puoi passare gentilmente, che vorrei... Sì, bot 5, esattamente. Questo dovevi fare tu. Non è che vorrei fare i trick. Dammi la palletta, grazie, oppure la ulti. Ti faccio di questo, di un po'. Vabbè, oddio, non vorrei fare autogol. Attenzione, attenzione, che la palla potrebbe fare... E niente, è ritornata da me. Allora, proviamo a fare così. Ta, 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 ta.
Niente, ancora da me. Oh, ma mannaggia i pesci. E qua però mi sa che non si può fare nulla. Non era una postazione molto content. A sinistra mi sembra meglio. Qua sto tirando letteralmente a caso, però chiaramente c'è una tecnica, no? I rimbalzi sono strutturati in un modo fisso. Se la palla arriva in quel punto rimbalzerà. Per cui bisognerebbe trovare il modo. Allora, qua potremmo fare forse una robetta del genere. Vediamo, ho visto qualcosa nella mia testa. E niente, peccato. Ancora ulti, buttiamo sto 8 bit. Grazie mille. Poi rimbalzino da qua, vai. Ok, niente, si è fermata prima. Se vogliamo fare 47 milioni di rimbalzi bisogna proprio trovare il punto giusto. Sì, ma una squadra che faccia gol, che voglio vedere quella cosa che vi dicevo prima. Io vorrei proprio che facciano gol loro, perché se lo facciamo noi secondo me non si vedrà. Vai, vai, fai gol. Bro, tira che ce l'hai. Mannaggia la parata. Bro, vai a vincere sto match. E niente, è più difficile del previsto a quanto pare. Ok, forse adesso si può fare. Voglio vedere quell'uno sui rossi. Dai, vai, 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 ce la puoi fare. Ma vabbè, sti bot sono veramente dei grandi, non so che dire. Ce la potrebbero fare adesso. Dai, sono tutti lì. Oh, no, però sì, vedi, red 1. Ok, allora è come pensavo io, cambia. Bene, prossima novità. Abbiamo delle modifiche su Lega delle Stelle, che non so se riuscirò a farvelo vedere. Adesso vediamo. No, mi sa di no, però in amichevole forse sì. Eh sì, ci sono i bot, però i bot credo che potranno bannare, no? No, sono da solo. Ok, vabbè, non so come andrà a finire, però ognuno di noi ha tre ban da fare. E niente, purtroppo non è andata a buon fine. Posso scegliere il brawler? Sì, ma io contro chi sono? Scusatemi, perché qua è un po' strana la questione. Sì, vabbè, io diciamo che sta partita non me la volevo giocare comunque. Vabbè, vi spiego al volo come funziona, anche se nel Brawl Talk è stato molto chiaro. Non sarà più un ban per squadra, ma saranno tre ban per squadra. Quindi ognuno di noi può bannare. Nessun ban tra noi della stessa squadra può essere in comune. Però tra di noi e gli avversari, sì. Se io ho bannato Shelly, anche dall'altra parte possono bannare Shelly. Quindi il ban sarà da un minimo di 3 brawler a un massimo di 6. E sta partita la skipperei, tanto, cioè, capito, no? Altra novità che purtroppo non riesco a farvi vedere dall'app sviluppatore è la questione missioni. Infatti nel Brawl Talk abbiamo visto che nelle missioni speciali, completando queste missioni, possiamo ottenere premi che non hanno a che fare con i punti del pass. Ad esempio questa dice: cattura la zona di dominio per 10 secondi e avremo 50 punti stellari. Trattieni 3 o più gemme per 10 secondi e riceviamo 100 di oro. Queste due nello specifico sono veramente facili. Oppure tra quelle classiche con i punti del pass abbiamo colleziona 15 punti energia in solo showdown. Questa tipo è una giornaliera, quindi potrebbe esserci la stessa missione ma magari da 30 punti energia, non lo so. E basta, queste sono quelle che abbiamo visto nel Brawl Talk. Un'altra cosa è la possibilità di cambiare una missione a settimana senza Brawl Pass e 3 missioni a settimana shoppando il Brawl Pass. Quindi la potremmo cambiare, darà sempre la stessa ricompensa, però il contesto sarà completamente diverso. Altra cosa che purtroppo non posso far vedere, che probabilmente voi non vedrete mai, a meno che non create un nuovo account, è la questione calendario. Infatti per i nuovi account, ma proprio nuovi nuovi, dal momento in cui uscirà l'aggiornamento, ci saranno 2 settimane di ricompense che abbiamo visto nel Brawl Talk. Credo che saranno sempre queste, però noi purtroppo non siamo giocatori nuovi, quindi a meno che non volete crearvi un nuovo account, non potremo averle. A tal proposito comunque farò io un video in cui andrò a creare un nuovo account, ogni giorno vado a riscuotere i premi e poi vi monto tutto in un unico video. Altra novità che avremo sono le nuove immagini profilo, che vabbè qua nell'app sviluppatore purtroppo non ho, però nel Brawl Talk ne abbiamo viste 4, tutte a prezzo di 19 gemme. E per chiudere, ragazzi, vi faccio vedere le nuovissime reazioni, quelle base. Infatti ora le emoji felice, triste, arrabbiata e i pollicioni saranno animati, quindi ve le mostro tutte. Sicuramente animate rendono di più. E quindi raga, per questo secondo video di sneak peek direi che possa essere tutto. Mi raccomando, restate sintonizzati perché le novità sono ancora tante. Quindi lasciate un bel like, iscrizione con campanellina. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.